Buonasera a tutti gli amici che ci ascoltano su Radio Maria. Siamo qui di nuovo insieme per questo appuntamento ormai abituale che abbiamo ogni mese con la rubrica Maternità e Genitorialità, che curiamo assieme alla Fondazione Il Cuore in una Goccia. La puntata di oggi, ci parla di un tema molto importante, dal punto di vista proprio della cura delle persone che andiamo a diciamo così, che incontriamo e che dobbiamo in qualche modo, di cui dobbiamo in qualche modo farci carico. Parliamo della formazione medico-scientifica, proprio come un fattore chiave per una vera umanizzazione delle cure. Ricordo per chi ci segue per la prima volta che infatti questa trasmissione, questa rubrica che curiamo tutti i mesi ci parla proprio di come prendere in carico tutte quelle situazioni di sofferenza che si riferiscono a maternità difficili e a gravidanze patologiche. Ecco, in questo senso ci aiuta ad esplorare questi temi la Fondazione Il Cuore in una Goccia, che ha proprio questa missione, e anche oggi abbiamo in collegamento con noi il presidente, il professor Giuseppe Noia, che è anche il direttore dell'Hospice Perinatale dei Gemelli. Io ecco, vorrei dire poche parole di introduzione quest'oggi perché abbiamo diversi ospiti che vorrei far intervenire in questa trasmissione e lasciare anche un po' di spazio per le domande da casa. Pertanto, ecco, mi rivolgo subito al professor Noia perché ci spieghi questa importanza proprio della formazione medico-scientifica che non in qualche modo non, ecco, che serve, proprio funzionale, non è in contraddizione, ma anzi è proprio un rafforzamento di una, per una cura umanizzata, per una cura integrale di tutta la persona. Ecco, professore, non so se è in linea già. Sì, buonasera, grazie, sono in linea. Ecco, buonasera. In genere, professore, si può avere, così, si teme un po' che chi guarda la relazione con il paziente, chi guarda l'umanizzazione delle cure, lo faccia quasi sottovalutando l'aspetto tecnico, oppure addirittura per coprire un deficit del sapere medico-scientifico, no? Invece, la vostra esperienza in questo senso, che cosa ci può raccontare? Ma senz'altro qualcosa di profondamente diverso, perché ogni processo formativo è un percorso di crescita nella conoscenza. E perché? Perché la conoscenza poi sviluppa consapevolezza del valore in gioco, però questo avviene in maniera più univoca, non è che l'umanizzazione non può sposare il dato tecnico o la scientificità e viceversa, perché mentre da una parte il medico cresce perché culturalmente si deve documentare, deve studiare, deve conoscere bene qual è l'argomento che deve affrontare con quella coppia che ha il problema della grave patologia fetale, e quindi questo esprime in lui un cammino, un tracciato in cui lui con scienza e coscienza deve sviluppare in sé il modo di far conoscere alla coppia nella verità, perché non può ovviamente difendere la vita se non dice la verità, ma appunto con la delicatezza necessaria per aprire finestre di speranza. Dall'altra parte c'è la donna, c'è la coppia e anche in loro c'è un processo di formazione e di crescita, perché conoscere tutto lo sforzo che una scienza prenatale fa per il loro bambino con problemi, sviluppa in loro sicuramente un senso di empatia con la figura medica o col gruppo dei medici che si interessano di capire, di fare diagnosi per il loro bambino, perché più si conosce, più si possono avere opportunità di cure, o se non è possibile fare delle cure di trattamenti palliativi, o se non è possibile fare trattamenti palliativi. Allora si propone l'accompagnamento, anche l'accompagnamento, la proposta di accompagnare il proprio figlio gravato da gravi patologie è un iter in cui bisogna essere
formati non solo nel presentare il significato e la valenza, ma anche di essere presenza per quella coppia, perché l'ascolto, l'accoglienza, la competenza, l'affrontare è tutto tempo che si dà a questa coppia. E la coppia lo recepisce come amore verso il proprio bambino. In effetti mi ricordo una frase di Madre Teresa che diceva: voi e io non siamo nati per passare da questa vita senza uno scopo, e quello scopo è amare ed essere amati. Ma non possiamo amare se non conosciamo, perché la conoscenza porta al servizio, e ogni servizio fatto per bene, quindi anche da parte dei medici, è amore. Ecco sì, questo è molto importante perché, ecco, come ripeto, noi stiamo affrontando in quest'anno, con Radio Maria un percorso, in cui cerchiamo di, esplorare in ogni nostra puntata una dimensione della cultura della cura, quella cultura della cura che Papa Francesco ci ha chiesto quest'anno a tutti gli operatori sanitari in particolare di approfondire e diffondere. Ecco, e quindi è importante, in questo percorso che stiamo facendo, appunto, guardare un po' a tutte queste dimensioni della cura con la C maiuscola, cioè della cura integrale, di una cura che poi traduce questo amore, evangelico di cui anche faceva cenno, professore. E io voglio ricordare solo per chi, appunto, per i nostri ascoltatori, che queste dimensioni della cura sono molteplici, sono plurali, ecco, un concetto alla fine multidimensionale. Nella prima puntata abbiamo parlato della, importanza della comunicazione per questo tipo di cura, poi abbiamo affrontato il tema della personalizzazione, che pure è centrale in questo approccio. Infine, nell'ultima puntata fatta insieme abbiamo appunto parlato dell'integrazione dei saperi, specialistici medici. E quest'oggi, e poi ancora abbiamo parlato anche dell'integrazione, cioè del supporto anche, dell'integrazione dell'aspetto psicologico, quindi del supporto emotivo e psicologico. Ecco, in questo tipo di contesto che noi oggi vogliamo approfondire anche la formazione, proprio come un elemento che aiuta per una cura più globale, ecco, per una presa in carico più globale, più complessiva della persona. Quindi quanto lei ci ha detto, ecco, ci conferma proprio questo, che le competenze, no, crescere nelle competenze per i medici è proprio poter offrire un servizio, come bene si è espresso, ancora migliore a quanti si rivolgono a loro. Ecco, da questo punto di vista, professore, mi viene da farle anche questa domanda. Tutti i saperi che, appunto, un settore così specialistico come quello di cui stiamo parlando può aver in qualche modo accumulato in questi anni, come si può tramandare alle nuove generazioni? Quanto, ecco, in questo senso la Fondazione cura l'aspetto della formazione delle nuove generazioni di medici, in modo tale che possano loro ereditare tutta questa ricchezza ed esperienza da voi maturata al Gemelli, per esempio, senza che nulla vada disperso? Ma la Fondazione, fin dalla sua nascita, si è resa conto che c'era un vuoto culturale. Quante volte troviamo il vuoto culturale, il vuoto di conoscenza di una realtà umana, scientifica, etica? Allora, rendendoci conto di questo, ci siamo resi conto che la crescita della conoscenza culturale delle realtà da curare era fondamentale per non solo allargare la mente alla consapevolezza e alla scelta della coppia, ma soprattutto nei medici, che spesso erano tetragoni a una evoluzione in un campo dove si sembra che si debba attuare solo una medicina senza speranza. Questa è una cosa terribile, perché se è vero che l'evoluzione delle conoscenze negli ultimi 50 anni, soprattutto nel prenatale, ha fatto delle
dei grandissimi passi in avanti, non capisco perché tutto questo bagaglio debba essere silenziato, perché pressioni ideologiche probabilmente che non sono confacenti alla vera mission del prendersi cura del medico, hanno in qualche modo ostacolato e cercano di ostacolare una verità lampante che è appunto con i mezzi noi cerchiamo di far conoscere. Questo come trasmissione di sapere non solo scientifico ma anche relazionale. La prima forma che ha utilizzato la Fondazione è quella di istituire un corso di formazione annuale, un corso di formazione annuale che avesse i più alti standard medici, etici e scientifici e che favorisse la proposta di accoglienza della vita nascente, ma non su un dato confessionale, che è pure importante, ma per poter parlare a credenti e non credenti, come fatto, come dice Papa Francesco, umano, che diciamo è a monte della scelta se abortire o meno, ed è nella consapevolezza e nella crescita di una conoscenza. Quest'anno, per esempio, dopo l'interruzione del lockdown, noi avremo il convegno nazionale di formazione il 2 ottobre in remoto, modalità e-learning, perché l'evento è stato patrocinato dalla Fondazione Universitaria del Policlinico Gevelli e prevede anche l'attribuzione di ECM. Che cosa vogliamo dire con questo? Vogliamo parlare di argomenti e nelle più varie categorie di ostetriche, ginecologi, medici di base, neonatologi, psicoterapeuti, genetisti, co che cosa è la consulenza alla famiglia? Come sono le modalità di comunicare una diagnosi patologica? Come si deve parlare degli sviluppi scientifici nella rigorosità, non nell'andare verso forme ideologiche, no? Che cos'è la vera cura del feto prima della nascita e quando è possibile la storia naturale, i trattamenti palliativi? E questo che impatto socioculturale c'ha su quella famiglia e sulle altre famiglie? Che cos'è la cultura dell'hospice? Che cos'è questo hospice prenatale che si distingue da quello degli adulti? I percorsi assistenziali, l'accompagnamento e tutte le altre realtà che accompagnano questo, diciamo, questo nostro modo di fornire un primo step. Però noi abbiamo anche ideato degli incontri webinar particolari che tengono conto oggi che vi sono vari momenti di impegno lavorativo per i più adulti e per gli specializzandi nelle università impegnati diciamo, nelle guardie, nei pronti soccorsi. Allora, abbiamo ideato al Gemelli, che è appunto espressione di quello che fa la Fondazione Il Cuore in una Goccia, i cosiddetti briefing, hospice perinatale, cioè momenti in cui sono piccole lezioni di 12 minuti con 20 minuti di domanda e risposta e poi le registriamo quando vengono fatti o in presenza o in remoto, c'è un certo numero di persone. Le registriamo e le mettiamo in un cloud, in una piattaforma dove gli specializzanti possono andare a vedere quando e come vogliono, secondo le loro possibilità. Poi abbiamo riunioni organizzative, dei documenti condivisi, invitiamo studenti, specializzanti, medici specialisti, medici che vengono da altre strutture ospedaliere, collegati in webinar dove discutiamo per un'ora e mezza come trattare i casi più complessi e poi facendo entrare la famiglia, tutti, sia in presenza che in remoto, vedono come interagisce la famiglia con 10-12 specialisti. Poi ci sono gli opuscoli di divulgazione scientifica, ne abbiamo fatto uno, abbiamo diffuso 10.000 copie in Italia, le cure prenatali. Poi ci sono le lezioni classiche agli studenti, gli specialisti, i corsi per infermiere. Poi abbiamo anche i confronti clinici quotidiani con tutti coloro che vogliono aderire e il premio tesi di cui parleremo con calma dopo. Tutto questo non è Benissimo. disgiunto. Finisco solo per dire che tutto questo patrimonio scientifico
non è disgiunto dall'esperienza testimoniale con le famiglie, perché sia negli incontri, diciamo, che fanno i vari specialisti volta per volta, sia nei documenti condivisi dove la famiglia è presente, sia quando facciamo le riunioni allargate, famiglie vengono invitate a partecipare. Quindi, come si vede, il corso è una piattaforma divulgativa generale, ma poi gli step culturali successivi sono di varia tipologia e sono calibrati secondo coloro che ne devono fruire. Certamente, è un grandissimo ventaglio di offerta formativa, diciamo così, che mi sembra che si possa parlare veramente di una offerta formativa forte, no? Come se, ecco, la formazione veramente fosse in qualche modo una leva di sviluppo di questa cultura della cura, da voi utilizzata veramente, veramente molto, declinata così come lei ci ha fatto capire. Io le faccio quest'altra domanda adesso, però, tutto questo bagaglio culturale, no? Riesce ad essere, diciamo, a varcare, le soglie, della comunità scientifica, nazionale, italiana, locale, diciamo così, e, in qualche modo a confrontarsi, non dico ad essere proprio esportato a livello internazionale, ma ecco, quantomeno in qualche modo sì, a confrontarsi con una platea internazionale, con la comunità scientifica internazionale e poi anche con le realtà e con i contesti dei singoli paesi europei ed extraeuropei che vivono tutti comunque questa problematica delle malformazioni dei bimbi, delle gravidanze patologiche e di conseguenza tutti anche il dilemma di come di dare un'alternativa, diciamo, all'interruzione di gravidanza tout court e quindi di accompagnare queste coppie in un'altra maniera. Ma assolutamente sì, perché in questi anni, in particolare dopo l'evento Yes to Life che abbiamo fatto nel 2019, dove sono venuti 70 paesi, noi abbiamo ricevuto, proprio una serie di richieste di diversi paesi, e parlo in questo caso dell'Australia, della Nuova Zelanda, di Gibilterra, volti proprio a chiedere un aiuto per approfondire la conoscenza di temi caldi, come l'embrione, l'inizio della vita, le capacità di curare un feto anche in situazioni di apparente incurabilità, di prendersi cura quando non si può curare, con dei modelli concreti, concreti, come alternativa all'aborto anche nei casi più gravi. Io cito una cosa che ci ha fatto molto piacere, alcune legislazioni che sembravano doversi allargare all'aborto eugenetico in alcuni di questi paesi, hanno richiesto il nostro contributo, noi abbiamo mandato quello che in questi anni abbiamo prodotto e pare che in due paesi in particolare sia stata fatta una moratoria di allargamento della legge che voleva appunto allargare la possibilità di un aborto eugenetico. Ma dico anche di più, dico, ci sono richieste come dalla Polonia, San Marino, dagli Stati Uniti, dal Portogallo. La cosa interessante è che in un caso di rottura di membrana in Portogallo siamo stati richiesti di un trasporto eccezionale di questa paziente, ma la paziente non poteva appunto essere trasportata. Allora il marito si è fatto portavoce di un atteggiamento culturale che facciamo in Italia, cioè l'aminfusione, loro hanno risposto in vari ospedali che questa era una metodica che loro non usavano. Allora abbiamo proposto la cosiddetta expectancy, cioè quella dell'attesa con terapia idropinica, cioè dare grandi quantità di liquidi per vena o per bocca. Questa donna che aveva rotto le membrane al quinto mese è riuscita ad arrivare a 30 settimane, il bambino è nato e adesso sta a casa. Questo per farvi capire come il processo culturale non solo viene mediato dai medici, ma viene mediato anche dalle famiglie che chiedono a noi questo. E così quello che è avvenuto ad una coppia degli Stati Uniti che è venuta dagli Stati Uniti per poter fare l'amnioinfusione. Questo per dire che i processi culturali, quando uno si sforza di renderli credibili con esperienze ma anche con proposte, diciamo,
che umanamente vanno verso le famiglie. Le famiglie non vedono ostacoli a muoversi, sia in ambienti europei che in ambienti extraeuropei. Per non parlare di tante altre consulenze fatte via Skype o con altri social per quanto riguarda proprio la problematica di affrontare alternative anche a gravi patologie come l'ectopia cordis, che è una grave malformazione dove fino a 20 anni fa non sopravviveva nessun bambino. Adesso c'è un 20% di sopravvivenza. Ecco, grazie professore anche per questo affaccio, diciamo così, in giro per il mondo che ci ha fatto fare. E mi pare di capire che c'è una grande fame di questo tipo di competenze, no? È un campo che, come ha spiegato prima, spesso soffre di una sorta di vuoto culturale. E quindi ecco, sicuramente trovare in questo deserto dei pozzi d'acqua che offrono appunto delle vie, delle soluzioni, delle speranze, ma anche proprio delle pratiche, direi, mediche sperimentate, attendibili, è veramente di enorme importanza e speriamo sempre che appunto tutto questo si possa sempre più moltiplicare e che questi pozzi possano essere sempre di più sia ecco, in Italia che nel mondo. E io adesso chiedo alla regia un breve stacco musicale prima di far dare la parola a tre giovani ospiti che interverranno sul tema della puntata. Lo ripetiamo, l'importanza della formazione per la presa in carico e la cura delle maternità difficili. Eccoci tornati in linea, siamo nella nostra rubrica Maternità e genitorialità. Oggi parliamo dell'importanza della formazione medico-scientifica per la cura delle gravidanze patologiche. Abbiamo appena finito di ascoltare il professor Noia, che ci ha dato appunto una panoramica di quanto la formazione possa essere fattore chiave nella vera umanizzazione delle cure. E ci ha spiegato anche appunto cosa la Fondazione Il Cuore in una Goccia insieme al Policlinico Gemelli facciano proprio per la formazione delle nuove generazioni dei medici e anche in Italia e anche nel mondo. Adesso io credo di avere in linea la dottoressa Branca Gabrich, che è proprio vincitrice di un premio tesi a cui prima faceva cenno il professor Noia tra le varie iniziative, ecco, per la formazione portate avanti dalla Fondazione Il Cuore in una Goccia, c'è cioè proprio questa, chiamiamolo borsa di studio, questo premio tesi sulle tematiche che sono di interesse sull'argomento di cui stiamo parlando. Ecco, dottoressa, in linea? Dottoressa Sì, buonasera, sono. Gabrich? Pronto? Buonasera, sì. Eccola. Allora, ci racconti come ha vinto questo premio tesi, che tipo di tesi lei ha fatto, come ha conosciuto la fondazione e che cosa sta facendo adesso? Grazie. Grazie per la domanda e per l'invito. Comincio dall'inizio, cioè, la fondazione l'ho conosciuta durante appunto i corsi di formazione all'Università Sacro Cuore, proprio di formazione appunto di salvietica o anche parte psicologica per delle psicopatologie perinatali. E durante questi corsi di perfezionamento ho seguito i corsi anche e gli interventi di professor Noia, che mi hanno proprio attirato ancora di più a scoprire anche altre cose che lui fa, e così seguendo un po' anche il suo lavoro, ho scoperto anche la fondazione e poi ho seguito anche alcune delle cose proposte dalla fondazione. E
La mia tesi si collega abbastanza con quello che la Fondazione sta promuovendo ed è stata una ricerca di alcuni anni sui primi 1.000 giorni di vita, che vuol dire dal momento del concepimento, dal processo al momento del concepimento fino alla prima infanzia. E la tesi si orientava sullo sviluppo psicofisico della persona, appunto dal concepimento alla prima infanzia, che sono 2 anni, e concentrandosi I anche primi su 2 alcune. anni di vita, i primi 2 anni di Sì, vita, infatti, i sì. primi 2 anni, però inclusi anche quelli dal concepimento, cioè che poi alla fine arrivano i primi tre, diciamo. Ecco. Sì, ecco, quello era la tema. Bene, e adesso che cosa sta facendo, dottoressa? Sì, attualmente sono un ricercatore in un istituto per la Chiesa Globale, la missione, responsabile per la missione della Chiesa e le questioni di salute a Francoforte in Germania. Ecco, lei di che nazionalità è? Io sono croata. Ah, ecco. Benissimo. E adesso sta in Germania, quindi. Sì, adesso sto in un altro modo a servizio per il bene delle persone, un po' un Sì. altro approccio, però sempre quello, diciamo, di vedere e come preoccuparsi anche per la salute da diversi punti di vista, che fa parte anche della missione della Chiesa. Qual è la scoperta che nella sua tesi, la cosa più, diciamo così, nuova che lei ci vuole, se ci volesse dire un'idea della sua tesi che ha trovato particolarmente nuova da proporre? La La faccio? tesi principale, sì, Sì? la Sì? tesi principale è, diciamo, può sembrare non nuova, ma nuova, perché la tesi principale è andare a dimostrare anche in modo empirico, scientifico, questa continuità dello sviluppo prima e dopo la nascita, che per alcuni sembra anche scontato, per le mamme a volte sembra una cosa scontata, però nel mondo scientifico è anche, diciamo, bioetico. E filosofico non è così scontato, purtroppo. E ci sono diverse teorie che pure negano la personalità del bambino già nato. E quindi questa tesi ricerca era concentrata di studiare lo sviluppo del bambino prima e dopo la nascita, ma proprio andando a vedere quali sono le conoscenze attuali che noi possediamo e vedere che queste conoscenze attuali ci confermano quello che anche la Chiesa insegna, ma come appunto diceva il professor Noia, non è una cosa solo religiosa, ma è una cosa della scienza che bisogna essere, diciamo, di nuovo sottolineata e proposta per una migliore comprensione. Benissimo, benissimo, interessantissimo. Grazie dottoressa, grazie. E allora adesso io invece chiamo in linea un'altra dottoressa che ha giovane dottoressa, si chiama Adelaide Ciampa, che lavora per un servizio molto interessante del Gemelli che si chiama il telefono rosso. Del telefono rosso abbiamo già parlato in qualche nostra puntata precedente. E, ecco, le chiediamo, dottoressa Ciampa, intanto buonasera. Ecco. Buonasera a tutti. Io sì, in realtà ho avuto un periodo di collaborazione col telefono rosso, poi in realtà adesso sono purtroppo dovuta essere tornata in patria, diciamo, a Napoli, ho smesso di partecipare attivamente, insomma, ma sono rimasta legatissima sia ai colleghi che a persone che da parecchio che non vedo. Comunque sì, ho partecipato grazie alla Fondazione Scuola in una Goccia a questo progetto, il telefono rosso, che non stanco mai di ringraziare il professore per avere questa possibilità, perché in realtà io penso che abbia arricchito più noi operatori che non le persone che abbiamo trattato, anche perché Ricordiamo, ha una dottoressa Ciampa, un componente di momentino, cosa si chiedo scusa occupa. se la Sì, interrompo. il telefono Ricordiamo rosso un sostanzialmente momento si che occupa. cos'è. Sì. Si occupa di farmaci, infezioni e radiazioni ionizzanti in gravidanza, trattamento in fase preconcezionale. Cioè lo Si scopo occupa è ovviamente vuol che dire lo sco lo esattamente? scopo, sì, lo scopo è sostanzialmente la tutela della vita, quindi evitare
che vengano consigliati degli aborti quando non ve ne è, insomma, indicazione, e nel caso in cui ci siano dei farmaci o delle sostanze con cui si viene in contatto particolarmente pericolosi, quindi quale possa essere l'iter migliore per Possiamo dire trattarli. che il telefono Generalmente rosso è un servizio di consulenza aperto al pubblico, no? Quindi una sì, mamma aperto al che è pubblico. in difficoltà può telefonare a questo numero, che appunto è il telefono rosso, e ricevere delle risposte da medici competenti che la possono rassicurare o comunque dare delle informazioni circa alcuni quesiti, alcune situazioni particolari che si vengono a creare, come lei diceva, appunto in caso di farmaci assunti Sì, anche oppure di approfitto malattie infettive, per contratti. comunicarlo a chi ne ha bisogno, è 06 Sì. 30 50 077, è un servizio utilissimo, in realtà sono profit, quindi è un'iniziativa che fa il Gemelli senza nessun scopo di lucro. E, no, sì, Ecco. sostanzialmente la maggior parte delle donne che chiamano sono pazienti psichiatriche, quindi magari sono persone che già soffrono di ansia o depressione, già soffrivano prima della gravidanza, e sono ovviamente molto preoccupate per l'approccio alla gestazione e di come questa possa danneggiare il nascituro. Spesso purtroppo molti colleghi, anche per una scarsa informazione, consigliano un aborto o peggio, quasi in alcuni casi, la sospensione brusca dei farmaci. E purtroppo quando non c'è indicazione, ho avuto a che fare anche con donne che purtroppo mi hanno raccontato di aver deciso di interrompere la gravidanza, perché avendo interrotto bruscamente queste terapie non riuscivano a sostenere cioè umanamente la gravidanza, perché ovviamente sono persone che magari erano in cura da 10 anni, 20 anni con degli psicofarmaci, interrompere all'improvviso li ha completamente ovviamente massacrati dal punto di vista insomma, psichico. Anche perché comunque sostanzialmente noi ricordiamo che non tutti, nonostante quello che si può pensare, non tutti i farmaci sono dannosi in gravidanza, anzi, generalmente molti rispettano il periodo morfologico, quindi sostanzialmente per dire i FANS si possono prendere fino al terzo trimestre, il terzo trimestre sono quelli più pericolosi, la maggior parte dei psicofarmaci proprio in realtà sono compatibili con la normale gravidanza, al massimo noi consigliavamo di fare delle indagini strumentali più approfondite durante la gravidanza, anzi quando era possibile, che loro magari erano nei pressi della capitale, li invitavamo anche a venire a essere seguiti nel nostro day hospital. E sostanzialmente noi dopo aver seguito queste donne, secondo queste consulenze, noi cercavamo di fare un follow-up, ovviamente per fare degli studi, delle statistiche che avvalorassero le nostre tesi, che comunque erano basate su dati scientifici. Quindi noi ricontattiamo, insomma, dico quindi alle mie operatrici, alle mie colleghe che sono rimaste, le ricontattiamo alla termine della gravidanza per sapere come si è proceduto. Generalmente, per esempio, ci sono stati dei casi, fortunatamente la maggior parte, in cui hanno ridotto magari hanno ridotto in maniera graduale l'assunzione di alcuni farmaci, o alcuni c'è stata una ragazza che era dipendente da alcol e droga, che è riuscita, era stata consigliata anche a lei di interrompere la gravidanza, però è riuscita con una consulenza anche psichiatrica e ginecologica interrompere questa sua dipendenza, ha portato a termine la gravidanza senza nessun danno per il bambino. Noi generalmente li contattavamo e con un questionario che proponevamo, in cui chiedevamo proprio dei dati pure insomma, medici, in cui si chiedeva per esempio il punteggio Apgar alla nascita, che il punteggio Apgar è una stima in cui si calcola il tono muscolare, la frequenza cardiaca, per vedere qual è la responsività di un feto, sostanzialmente di un bambino, scusi, di un neonato agli stimoli esterni. E il punteggio per essere definito un bambino sano è tra 7 e 10, e fortunatamente nella maggior parte dei casi che noi abbiamo seguito sono tutti quanti stati bambini comunque che non hanno avuto nessun danno dopo la nascita, e quindi siamo stati sempre contenti dei risultati che abbiamo ottenuto, perché effettivamente rispetto appunto a molte indicazioni ad aborti che non erano per niente indicati, queste donne sono riuscite a mantenere tranquillamente una gravidanza sana e a portare i bambini completamente a termine senza nessun problema. Anche perché si è visto che la cura in depressione, per esempio in gravidanza, è molto importante, perché le figlie di donne che
soffrivano di depressione non quella durante la gravidanza avevano 3 volte il rischio più elevato di sviluppare depressione prenatale rispetto alle donne che invece non avevano curato come soffrisse di depressione in gravidanza. Da uno studio di Pittsburgh fatto nel 2018. Quindi ecco, a Sì. parte l'approccio umano, che poi in realtà era la cosa più importante perché sostanzialmente erano donne molto fragili, ho detto soprattutto pazienti psichiatriche, quindi donne che dovevano essere rassicurate, che insomma che la loro Però ecco, cura non. interessante anche questa ricaduta, ecco, da una parte l'utilità di questo servizio per chi si rivolge, no? Al telefono rosso, dall'altra mi sembrava molto importante questo aspetto nuovo che questa sera lei ci sottolineava, circa proprio il fatto che la stessa attività del telefono rosso diventa una sorta di fonte che alimenta con i dati scientifici un Sì, approfondimento certo. ulteriore e delle ulteriori, cioè diventa un momento formativo poi alla fine per voi, di ricerca e di formazione per voi medici. Anche perché comunque alla fine i dati che ne sono risultati sono diventati degli studi scientifici che possono essere promulgati anche a livello mondiale per evitare, insomma, che si abbia bisogno in futuro di altro tipo di posizioni consente per evitare che ci siano degli aborti comunque che non sono indicati. Quindi lo scopo Quindi sostanzialmente diventa delle. la base, questa banca dati diventa anche la base di studi vostri e di pubblicazioni successive, questo vuol Esattamente, dire. sì, che serve per Ecco, avvalorare questo è appunto molto dei dati importante. scientifici che possono essere di uso pubblico, insomma, sia da parte dei pazienti, perché a volte spesso anche la paziente magari era titubante e voleva avere dei dati scientifici che ci chiedeva e noi facevamo cenno a delle pubblicazioni effettuate, come pure le pubblicazioni che noi stesso abbiamo fatto. Elaborato Abbiamo benissimo. elaborato, sì certo, sono stati di utilità comune perché comunque si è visto, c'è stata un'ulteriore prova del fatto che alcune terapie o delle particolari radiazioni non arrecassero il danno che si pensava alla gravidanza, alla gestazione. Benissimo. La ringrazio molto, dottoressa Ciampa, per questo intervento. Io adesso vorrei sentire, ci dovrebbe essere anche in linea ancora, la Giulia Bonanni, che è al quinto anno di Buonasera. medicina. Buonasera, buonasera. Ecco, cosa ci vuole dire? Io la chiamo dottoressa Bonanni perché ormai al quinto anno di medicina, ormai ci siamo, La ormai ringrazio. vicinissima alla meta. Sì, Ecco, un che annetto. cosa, buonasera, da cosa ci racconta circa appunto l'importanza della formazione? Lei credo che abbia partecipato, no? A qualche corso di formazione di cui ci parlava il professor Noia all'inizio della puntata. Esatto. Sì, allora io ho riflettuto e ho trovato 2 parole che rappresentano un po' la mia esperienza di formazione con la fondazione. Ho pensato alla parola speranza e alla parola fecondità. E innanzitutto in questi anni di formazione io ho capito che la scienza medica può davvero essere uno strumento di speranza per tanti bambini e famiglie che vivono in situazioni di malattie molto drammatiche. E io ricordo che ero al secondo anno di medicina, attraversavo un periodo di grande fatica nello studio perché inizia a mancare il contatto con il paziente, e mi mancava l'esperienza diretta con il vissuto della malattia. Leggevo quindi la malattia sui libri, però poi non conoscevo il malato. E in quel periodo iniziai i corsi della fondazione, che sono stati per me fonte di grandissimo apprendimento. Perché durante questi corsi ho potuto ascoltare ed imparare sia dai professionisti di altissimo livello che operano nell'hospice, sia dalle famiglie con le loro testimonianze che poi mi hanno fatto toccare con mano come la conoscenza unita all'amore alla fine possa trasformare il destino di queste famiglie, proprio l'amore per la vita che hanno tanto le famiglie quanto i professionisti che le accompagnano. E allora c'è la speranza proprio perché ho scoperto che esiste una realtà che si prende cura a tutto tondo di situazioni così delicate e delle fragilità non solo del piccolo paziente, ma poi anche dei familiari e del personale stesso. E speranza perché ho scoperto che spesso alla base di questa cura vi sono proprio evidenze scientifiche, no? Quindi studiando ho visto proprio come vi sono tecniche d'avanguardia che permettono di fare magari analgesia in questi bambini, migliorare le condizioni di bambini affetti da gravi patologie, talvolta incompatibili con la vita extrauterina.
Tutto questo l'ho vissuto in un contesto culturale in cui ovviamente le famiglie spesso, come ben sappiamo, si sentono sole e confuse, spesso subiscono la pressione proprio della cultura dello scarto, spesso non sanno a chi rivolgersi e appunto trovano a chi rivolgersi per prendere cura del loro bambino. Speranza quindi vuole essere una parola che descrive proprio il mio scoprire un luogo in cui vige una cultura del prenatale anche grazie a questi corsi di formazione, quindi questa cultura che non scarta ma accoglie, come spesso ci dice il professor Noia, ci insegna il professore, tutto questo permette a queste famiglie di continuare il loro progetto genitoriale in una dimensione diversa, che è una dimensione, della dignità proprio di ogni essere umano, che viene accolto in questi casi non perché perfetto purtroppo non è, ma perché ha un figlio amato. E, quindi un po' questo per riassumere quello che ho vissuto all'inizio dei primi 2 o 3 anni di formazione. E la seconda parola che leggo a questo progetto di formazione poi è la fecondità, perché finalmente adesso in quest'ultimo anno di studi di pratica clinica, il quinto anno di medicina, sto vivendo l'esperienza diretta con le famiglie, mettendomi in gioco anche io come futuro medico e come persona, e sono stata accolta dai medici della fondazione con grande semplicità, questo ci tengo a dirlo, e quello che fino a poco fa era teoria, anche con i corsi di formazione, sì, sentivo raccontare l'esperienza delle famiglie a posteriori, ma è diventato tutto ciò improvvisamente pratica. Quindi vita vissuta, i volti delle persone, i loro sorrisi, o spesso anche lo sguardo impaurito di queste famiglie, le lacrime e anche il conforto. Io spesso partecipo alle riunioni multidisciplinari dell'hospice e in questi incontri prevedono una prima fase di descrizione del caso clinico che mi consente, di imparare di più sulla patologia in esame. E poi durante questi incontri si analizzano le problematiche cliniche che emergono o che potrebbero emergere nel percorso dei piccoli pazienti. E quindi ascolto proprio come insieme ci si confronta e si cerca la migliore, soluzione possibile per accompagnare il bambino e la famiglia. Quando ascolto queste riunioni ho l'opportunità di capire quali sono i criteri anche che guidano i miei professori, quindi è molto importante per me perché cerco di capire come vengono prese le decisioni quando sono così delicate e quindi apprendere anche dalla loro esperienza. E poi durante queste lezioni, queste riunioni, che per me appunto sono un po' lezioni, un lapsus, si accoglie spesso la famiglia e si propone con empatia, con molto spirito di accoglienza il percorso di cura. E la famiglia viene ascoltata, si cerca di trasmettere anche quel senso di fiducia che spesso solo la scienza insieme proprio alla carità può donare. E io spesso vedo queste famiglie poi commuoversi per tutto l'interesse e la cura che viene donata loro e davvero questo binomio di scienza e amore è in questo senso estremamente fecondo, ecco perché fecondità, no? E vedo proprio come la carta vincente per dare speranza a queste famiglie e per dare un significato profondo qualsiasi sia l'esito del loro percorso. E, come ha nominato il professore, l'evento Yes to Life, io ricordo bene delle parole di Papa Francesco che disse durante l'udienza, disse ogni bambino che si annuncia nel grembo di una donna è un dono che cambia la storia di una famiglia. E questo appunto io inizio a viverlo in prima persona ogni giorno grazie alle opportunità e alle testimonianze che ricevo anche collaborando con la Fondazione. Concludo anche ringraziando la Fondazione e con l'augurio anche che si possano conoscere sempre di più le opportunità di formazione che offre la Fondazione, perché io sono certa che tanti studenti e giovani medici sarebbero entusiasti di poter apprendere, come lo sto facendo io, anche una modalità inedita per affrontare la patologia prenatale. Benissimo, grazie Giulia Bonanni di questo intervento Grazie a voi. che ci ha fatto proprio comprendere l'importanza della formazione scientifica sul campo, l'importanza della formazione anche alle abilità relazionali, all'empatia, come ha detto, e mi sembra anche come ricaduta una formazione proprio in campo etico e bioetico, no? Se ne può estrarre. Quindi veramente una formazione a 360 gradi, quella di cui lei ha potuto fruire.
così intelligentemente, mi viene da dire, e che veramente speriamo che ne possano fruire tanti tanti altri, perché ce n'è davvero un estremo bisogno. Allora adesso io chiedo ancora un piccolo stacco musicale, e anche abbiamo credo un 10 minuti per rispondere alle eventuali domande del nostro pubblico da casa. Ecco, siamo di nuovo in linea, le domande da casa questa sera sembra che non ci siano, e allora approfitterei io di fare un'ultima domanda al professore, anzitutto se vuole completare qualcosa che è stato detto fino adesso. Mi riferisco soprattutto al fatto che sia il premio tesi sia il telefono rosso, oltre ai corsi di formazione, sono attività in qualche modo sostenute proprio, promosse e sostenute economicamente con borse di studio dalla Fondazione Il Cuore in una Goccia. Quindi su questo vorrei che magari ci facesse una sottolineatura, professore, e poi anche si è parlato di pubblicazioni in diversi momenti di questa puntata, e su questo punto vorrei chiedere anche a lei qual è l'impegno personale suo e della Fondazione per le pubblicazioni scientifiche che diffondono questo genere di contenuti. Beh, intanto si sente? Sì, pronto? La sentiamo. Sì, la sentiamo. Intanto volevo veramente ringraziare le tre dottoresse intervenute, compreso Giulia Bonanni, che conosco molto bene e che, anche se non è ancora dottoressa, però è stata molto esemplificativa. Però ogni dottoressa ha evidenziato un aspetto dell'iter formativo che è come se ci fossimo messi d'accordo, ma no, non ci siamo messi d'accordo, cioè proprio ognuna ha sviluppato un iter formativo con delle riproducibilità di servizio, no? In particolare la dottoressa Gabri ci ha fatto vedere, anche da un punto di vista antropologico e filosofico, questa continuità che è incredibile, perché la continuità esprime la persona che c'è prima e che c'è dopo. La dottoressa Ciampa è entrata in un servizio particolare per alcune patologie, alcuni disagi psicologici che vengono sanati dalla corretta informazione. Non sospendere, ma modulare il farmaco. E questo ha avuto indubbi benefici per il bambino e per le mamme. La studentessa dottoressa Giulia Bonanni ha visto come la formazione non può appunto essere camminare abitata dalla fretta, ha bisogno di un percorso pedagogico fatto di vari step, e dal suo modo di presentare la speranza e la fecondità avete capito come l'entusiasmo è cresciuto. Ma da che cosa? Dal fatto che la teoria poi è diventata prassi. Questo è l'esempio formativo più importante che noi cerchiamo di dare. Ma vi voglio anche dire una cosa che non ho detto prima. Dopo l'evento Yes to Life, un sacerdote della Nuova Guinea, della Costa d'Avorio, ha scelto di fare una tesi di dottorato al Pontificio Istituto San Giovanni Paolo II, dopo un anno e mezzo, sulla Fondazione Il Cuore in una Goccia, soprattutto gli aspetti non solo scientifici e clinici, ma anche pastorali, da voler trasportare con le dovute ovviamente modalità nella sua realtà, nella sua diocesi. E un altro sacerdote che io conoscevo prima è venuto a sapere di questa realtà e lo vorrebbe fare la diocesi della Burkina Faso. Come vedete, da questo far bene il dato scientifico si sviluppa e cresce anche il desiderio di servire, perché l'empatia relazionale nasce da un sacrificio, sacrificio di imparare, sacrificio di andare verso altre persone che soffrono, sacrificio nel
dover mettere del tempo, dello spazio, della propria vita in un qualcosa che rimane e che non viene cancellato. E questo è un tutt'uno, perché quando cresce l'aspetto relazionale umano e cresce la parte scientifica, diciamo che sono le due facce della stessa medaglia. E la medicina condivisa, come diceva Giulia Bonanni, diventa veramente la medicina prenatale della speranza. C'è anche un sacrificio, cioè una generosità in questo senso, un dono nell'insegnare, professore, perché non sempre e non in tutti i contesti c'è questo desiderio di trasmettere, di travasare tutto il proprio know-how, tutta la, diciamo così, la ricchezza dell'esperienza consolidata, no? Per far crescere nuove generazioni a cui passare poi il testimone. Quindi ecco, la formazione implica sicuramente una grande apertura e buona volontà, impegno e fatica di chi deve apprendere, però ecco, noi che vi sentiamo questa sera parlare comprendiamo che c'è anche un grosso impegno nel trasferire queste conoscenze da parte vostra, quindi ecco, di questo veramente anche mi sembra un metodo, no? da tener presente, ecco, un metodo che sarebbe molto positivo replicare il più possibile. Ecco, non c'è un detenere, un essere quasi gelosi del proprio sapere, un non condividere, ma c'è proprio anche in questo uno stile evangelico, no? La scienza cresce, il sapere cresce se si moltiplica nella misura in cui anche viene condiviso, viene donato in questo senso. Quindi questo veramente si capisce molto bene stasera da quello che dite. Comunque chiedo scusa, l'ho interrotta. Due semplicissime, brevissime cose. Una è che è vero che c'è sacrificio sia nel trasmettere sia nello studiare come trasmettere il meglio possibile, no? Sicuramente, ma non lo so, non voglio apparire l'entusiasta del sacrificio, ma veramente un atto di fede mi fa ricordare che, come diceva San Francesco, no? Tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto, cioè noi abbiamo ricevuto gratuitamente. E quando diamo gratuitamente non è poesia questa è realtà di vita, si sente gioia anche quando si creano problemi e si deve soffrire un po', ma la gioia supera il senso del sacrificio. E questa è quello che è la proposta che faccio ai giovani: questo tipo di cammino non è qualcosa che mortifica la vostra capacità, ma l'amplifica, come diceva Giovanni Paolo II, che la scienza, fides et ratio, sono la fede e la scienza, sono le due ali che fanno volare l'uomo. Eh sì, questo è un grandissimo investimento ecco, da parte di tutti sulla formazione, ecco, un grandissimo investimento per il futuro. Io mi dispiace perché la conversazione anche questa sera è stata interessantissima e mi spiace sempre dover dire che il tempo a nostra disposizione è terminato. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, i nostri radioascoltatori che ci seguono sempre con tanto affetto.